dicembre sono qui con Deborah e Mitch e stiamo girando il nostro Christmas Swap. Yeah! Infatti c'è il suo regalo che ho fatto io. Esatto, Deborah ha fatto il regalo a me, quindi in questo video vedrete io che scatto il regalo che mi ha fatto Deborah. Qui sotto invece trovate il link per vedere il regalo che io ho fatto a Giorgia, quindi lei che lo scatta, e il link del video dove Deborah scatta il regalo di Giorgia. Ok, l'ho detto bene. Questo Christmas Swap è stato richiestissimo, perché vuol dire che è un video che mi è piaciuto l'anno scorso. Sì, e anche a noi è piaciuto. E a noi piace tantissimo farlo. Adoriamo! Tipo dagli inizi di novembre che cominciamo a non comprare più niente perché sappiamo che potrebbe regalarcelo l'altro. Esatto. Quindi io oggi scarto il regalo di Deborah, appunto, che vedete è impacchettato bellissimo. A parte che la carta è bellissima, proprio quella che hai scelto. E poi qui ci sono tutti i cuoricini, tipo una cascata di cuoricini, troppo belli. Sì. A me piace troppo l'arena questa qua. Troppo. E infatti mi dispiace troppo aprirlo. Questo è il bigliettino, cioè il bigliettino con i pupazzi di neve. Oh, aspetta. Dovrà essere. Oh, la mia bebe, spero tanto che questo regolino di Natale possa piacerti. Non commento. Un burrume. L'orrorume degli incarti. Giuro che è colpa di Romeo, che è il gattino di Deborah. I love you, buon Natale. Thanks for your friendship. Oh, thank you too. In questo video mi sentivo così, come dire, terzo incomodo. Allora, cosa ci sarà? Oddio, non vedo l'ora. Cioè, io sono più innanzi di te. Posso vedere? È tutto impasticato? Sì, vedo. Ok. No, beh, c'è troppa cura in questo regalo. Aspetta, non c'è la carta e tutti i pacchettini in carta di concarti diverse. Questa carta è stupenda. Allora, se c'è uno, dimmelo tu. Oh, candy cane for me, yeah. Il primo che apro è questo qui a forma di... Che cos'è? Something about skincare? Oh, oddio, ma io lo voglio troppo provare. Questo l'avevamo visto, ma senza me di te. Mi sa che era dalla Ubi, allora, ed è della Omi, ed è il siero viso biologico lifting immediato con dentro tipo il coenzima, insomma qualcosa per liftare, perché ormai ha fatto 22 anni. Esatto, io mi ricordavo, a parte che stai invecchiando e quello ormai lo vediamo tutti. Amo, ancora non l'hai fatto 22 anni, mi fai il 28. E poi mi ricordavo sto fucking coenzima, siamo stati tutto il tempo che sì, io ho fatto tipo... coenzima. Io sono fissata con Makeup Delight e lei è fissata con la skincare... come posso dire, anti-age, da quando tipo c'ha una ventina d'anni e mo ce n'ha molti di più e sta un flick, quindi lo volevo provare e sto troppo contenta. A me piace troppo questa marca, giusto per dirvi qualcosa per quello che si abbracciano. Questo è il regalo secondo me incartato più bello, cioè non perché è incartato più bello, ma ha la carta più bella di tutte, ha il colore del verde, cioè non lo vorrei mai scartare. Mi piace, ma è tutto bellino. E mi piace troppissimo. No. Oddio, sono le cose per fare i braccialetti. No. No, vabbè. Raga, questa è la vintage collection della Pompadour. La conoscevi già? Sì, perché l'altro giorno mi ha mandato l'immagine, la foto carolina che gli aveva regalata il ragazzo. Dio, strippato, non c'era già, ce l'avevi. No, non ce l'avevo. Però cioè, la conosco e lei ha detto, oddio, mo devi provare, è troppo buono. Ci sono tutti questi infusi. C'era anche io, è troppo buono. E c'è garofano e cannella. Mela dolce che mi ispira troppo. È buona, è la più buona di tutte. Ciliegia, poi c'è magica emozioni, che è una mix alla frutta, aromatizzato, a uvetta, rum, che adoro, e arancia. Poi muore al lampone e arancia rossa. Scusate, stavo dalla faccia. Questa, raga, questa ce la facciamo oggi. Ovvio. Ma posso aprirla per adorarla? Sì, certo. Anche perché è fatto benissimo, perché mi è finito. Sia il tè per il cioccolato quasi. Ma voi non sapete, ma non ho attimo una sorta di dipendenza. Dai, io pure, non è per questo poi che il mio preferito, mattina ai miei figli mi è finito, quindi avevo bisogno di altra roba. No, oddio, vabbè. Che belle, sono come questi carini. Sì, ma poi c'è i divisori. Sì. È davvero, io quando l'ho preso ho detto no, lo devo prendere anche a Eleonora, è troppo bello. I'm so happy. Questo si può? No, ogni quello che scelgo è questo sbagliato. È un altro stupido. Ok. Mo lo spacca. Questa apro la carta. Oh, ma immaginavo che fosse un quadernino. Però perché devi leggere la scritta? Già vedo tipo il damascato. Oddio che figo. In vino verde. Era troppo duro. Io mi aspettavo qualcosa tipo... A super babe blonde in vino verde. You are my best friend ever, BFF. E invece che mio. Questo ovviamente sarà per YouTube. Adesso puoi prendere questo. A
adesso posso prendere quello che volevo. Allora, chissà che cosa sarà. Secondo me è un rotolo di carta igienica. No, vabbè. No, non temo troppo. No, amore! Cioè, raga, mi ha preso troppo. Io, raga, io ho 8 rossetti precisi di Mulek dentro il porta rossetti da 9 e quindi me ne mancava uno e ho sempre detto che volevo provare palpo questo viola di Mulek. Raga, me lo vorrei troppo mettere adesso. Cioè, le cose di Natale sono uscite 2 giorni dopo che ti ho preso questo. Vorrei tipo sbocciarlo, però voglio farci qualche foto. È l'unico rossetto Mulek che intatto perché gli altri subito uscito. No, ma non me l'aspettavo. Invece la scatolina, quindi ci ho dovuto mettere qualcosa dentro per il nostro spazio. Ma infatti la scatolina mi sembrava Too Faced. Ma che cos'è? Dentro c'è una caramella. No. Sì, ciao, ma che una stupidaggine, amore. Una stupidaggine. Raga, sono bellissimi. Ma prima, io gli ho detto prima, sono andata in camera sua. Ma questi pigmenti sono bellissimi, questi brillocchi, guardate. Cioè, sono dei pigmenti tipo... bellissimi. Sì, sembra arancione bruciato. Poi volevo provare a fare dei trucchi con i glitter, perché i trucchi, sì, gli ombretti, cioè quelli di shimmer, non rendono tanto tanti glitter. No, i glitter... cambiano. No, i glitter sono al top. Questo qua. Ok. This is for your ass. My ass. Yes, your ass. Ah, it's something to eat. Ho letto da consumarsi preferibile. Non c'è problema. Oddio, regà. Che carino. Coffee and vanilla. Ora lo spiego. Praticamente la marca di questo coso qui è una marca italiana che fa tutte cioccolate particolari che costano un bordello. E io non sapevo che le vendessero anche nei negozi un po' poracci del tufello. Invece l'ho trovata in un negozio poracci del tufello. Costava sempre un botto. Però c'erano tutti i gusti tipo rum e sto cavolo. Assaggio. Mo fa cagare. Caffè sento subito. Sembra di mangiare lo scrap della Mrs. Bimbozzi. Troppo. Meno male che non ho fatto colazione stamattina. Il video mio, quello di Debra. E adesso l'ultimo pacchettino that I'm so curious about. Questo non fa rumore. No, infatti zero problema. Tipo il silenzio totale. Tipo è una piastrella del bagno. Sì, è una mattonella della casa. Amo, no vabbè. Questa è quella che volevo io! Io non l'ho presa perché speravo qualcuno me la regalasse, qualcuno di nome Deborah. E sono troppo contenta, questa l'ho fatta vedere nel video del regalo e vi ho detto che era la mia preferita tra quelle che avevo visto lì. Ed è stupenda. Questo è bello il pack. Il packaging è bellissimo, ma i colori dentro... Oddio mio, questo viola. A parte questo... Mamma, no, sì, è bello. Quanto è bella. Sono troppo belle queste palettine che ha fatto Sephora. Sì. Wishes come true in this video. Come true. E poi mi piace tantissimo anche la scatolina. Infatti, io di solito butto tutte le scatoline, anche le più carine. Però questa non la posso buttare, ma è troppo bella. E ovviamente l'ho rimessa al contrario. No, mo non vedo l'ora del giorno di utilizzarla. A parte, mo tra regali di Natale, tra regali di compleanno. Sì, infatti, ci hanno fatto dei cose. Mi dovrò far vedere veramente troppe cose di trucco. E poi non vedo l'ora di utilizzarla. Grazie. Prego. Hai condensato davvero un sacco di cose che volevo, tra questo, pulp, le cose da mangiare, il siero, i brillocchi, tutto quello che volevo. Sono mi piace troppissimo, e sai io ragazzi. Mi piace più che parlate che grazie! Sono felice che ti è piaciuto. Niente ragazzi, noi vi salutiamo, vi auguriamo ancora un buon Natale. Io ringrazio tantissimo Deborah per i regali stupendi. Fateci sapere che se vi sono piaciuti, a me sono piaciuti tantissimo. Se dite che non vi sono piaciuti, morirete. Noi vi auguriamo davvero un felicissimo Natale. Se vi piacciono questi video, il Christmas Swap, fatecelo sapere così ci organizziamo per l'anno prossimo. Lo faremo comunque. Anche se esatto, lo faremo comunque. Adesso vi invito ancora una volta ad andare a vedere cosa hanno scartato queste due fanciulle. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Yeah. Bye.